Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti, vi faccio vedere che cosa mi è arrivato ancora da AliExpress, sempre acquisti dell'11/11. Mi mancano ancora delle cosine, anzi ci sono appunto invece altre cose che ho dovuto aprire le dispute perché il venditore appunto non mi ha più rinnovato il termine. Anzi, mi è stato proprio il venditore a dirmi di fare una disputa e farmi fare il rimborso perché probabilmente il mio pacchetto è andato perso. Peccato perché avevo dentro diversi clear stamp e stencil che mi piacevano un sacco. Vabbè, pace, è andata così. Comunque, adesso ci spostiamo sulla scrivania, così in dettaglio vi faccio vedere le cose che mi sono arrivate. Allora, inizio subito col farvi vedere questi centrini rosa con i pois bianchi che mi erano già arrivati tempo fa, solo che praticamente li avevo dimenticati dentro nella busta. Meno male che prima di buttare via le buste ho ricontrollato e l'ho trovati dentro. Poi altro acquisto è controlliamo sempre la busta, ok, è questo astuccio. Allora, ho comprato questo astuccio da 72 spazi, praticamente a questo cordino per chiuderlo, quindi poi una volta si fa il giro si chiude con un nodo e praticamente quando lo si apre è lunghissimo, vedete, è lunghissimo e ci stanno appunto dentro 72 matite, pastelli, pennarelli, insomma quello che si vuole mettere. La fantasia che io ho scelto è questa con i fiori sul colore dell'azzurrino verdino e ha il nastrino per chiuderlo rosa. Poi altro pacchettino, abbiamo clear stamp. Esatto. Allora, vediamo se riesco a prendere, così forse riuscite a vederli, esatto. Allora, qui ci sono questi folletti, molto carini, mi piacciono tantissimo, sempre stile My Favorite Things. E poi invece questi con i bambini e ci sono alcune scritte appunto per le nascite, quindi vanno bene per fare magari delle card per delle nascite. Poi altro pacchettino, abbiamo anche qui dei clear stamp, c'è questo molto carino con i fumetti, delle scritte, delle note, cioè delle liste, scusate, le freccine e delle specie di washi. Poi quest'altro che appunto vi ho già spoilerato perché questo l'ho utilizzato per fare la card di San Valentino. Questo qui è molto carino, c'è tutti gli orsettini, anche qua delle scritte, l'orsettino con la macchina fotografica, molto molto carino anche questo. E poi un altro clear stamp a tema unicorni. Ho trovato questi unicorni più kawaii, poi abbiamo dentro anche un fiorellino, la torta, il cuore con le ali, l'arcobaleno, Wishing You a Magical Day, I Believe in You, molto carino. E c'è anche questo unicorno che appunto avevo anche disegnato con l'iPad. Infine l'ultimo pacchettino, qua abbiamo gli stencil. Ok, allora uno degli stencil è questo, non pensavo fosse così grande, guardare l'immagine, non so se vedete, quindi sarà un po' difficile utilizzarlo per decorare l'agenda. Può darsi che venga utile magari per fare delle card un po' più grandi, però ecco, vabbè, carino. Poi un altro stencil che c'era dentro è questo. Sì, così. È carino perché ha queste macchie, quindi si possono fare delle macchie di colore, quindi una cosa un po' astratta. Poi l'altro stencil è questo con le stelline, anche qua adesso ci sono appunto dei punti in cui
ci sono ancora disegnate le, cioè ci sono ancora vestellini, quindi vanno poi tolte. Beh, qua con calma poi mi metterò lì a togliere, diciamo che è stato tagliato e sono rimasti dentro i pezzi, però prima di usarlo ovviamente vanno tolte tutte queste stelline in più. Anzi, queste stelline qua si potrebbero anche tenere per fare qualche, da utilizzare tipo paillette da buttare in qualche shaker card. Quindi teniamole buone perché vengono sempre utili, quindi mai buttare, no allo spreco. Se siete d'accordo lasciatemi un bel like. Poi altro stencil questo, anche questo c'ha dentro ancora qualche cuoricino, quindi si può tenere da parte. Ed appunto a forma di cuore, stavolta però solo il bordo. Già ne avevo un altro con i cuoricini, ma faceva tutto il cuore praticamente, quello che sempre, quello sempre che ho utilizzato per la card di San Valentino. Invece questo solo il contorno. Poi questo, allora, questo ha tutte le frecce delle scritte, anche qua una freccia, ok. E questi qua si possono utilizzare a parte con i timbri, ma anche proprio con la penna per fare appunto i banner magari sul, sul bullet journal, quindi per disegnare le frecce, quindi proprio da usare come stencil proprio con la penna. E infine l'ultimo, questo con i gatti. Questo con i gatti e con le farfalle, molto carino. Questo l'ho visto utilizzare a Luisa del Magico Mondo di Megami. E niente, questi sono altri acquisti arrivati da AliExpress. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, se riesco nell'info box comunque vi metto il link a tutti i prodotti che ho preso e che vi ho mostrato. Lasciatemi un bel like, mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!